penso che possa cominciare questo nostro secondo appuntamento. È il secondo appuntamento di questo ciclo che dedichiamo a Anita Garibaldi e il suo tempo. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il professor Alessandro Bonvini, che ci parlerà della rivoluzione dei Farrapos, un episodio molto importante della storia del Brasile e che ha, diciamo, dei legami che andremo a scoprire anche con l'Italia e con quella stagione, diciamo, di movimenti anche repubblicani, insomma, che scosse un po' tanto l'Europa come le Americhe. È un ciclo di incontri che abbiamo aperto la settimana scorsa, la presenza dell'ambasciatore d'Italia in Brasile, che ci ha fatto l'onore della sua presenza, ed è stato voluto da noi dell'Istituto Italiano di Cultura di San Paolo in collaborazione con l'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, che infatti la prima conferenza è stata tenuta dal professor Carmine Pinto, che è il direttore dell'Istituto Storico e l'Istituto Centrale per la nostra storia del Risorgimento Italiano. Quindi è un ciclo che dedichiamo a questa figura di Anita nel bicentenario della nascita, quindi è un bicentenario che è particolarmente importante per quella che è l'identità anche italo-brasiliana, la storia degli stati del sud del Brasile e questi legami che tra Italia e Brasile nel momento in cui si pongono le basi, diciamo, di quelli che saranno gli stati nazionali nei quali viviamo tuttora. Oltretutto, Anita Garibaldi è una figura appunto anche di donna molto coraggiosa, molto indipendente, malgrado il fatto che la notorietà in qualche modo derivi anche dal suo essere la moglie di Garibaldi, è una figura che ha acquistato una grande autorevolezza e autonomia nel corso del tempo. E si colloca anche un pochino tra mito e storia, come ci spiega la professoressa Cavicchioli nell'ultimo appuntamento, che sarà quello della settimana prossima. Quindi è un particolare tecnico. In questo momento la chat è bloccata, però al termine dell'evento, che durerà poco più di un'ora, pensiamo, il professor Bonvini, su suo segnale, diciamo, apriremo lo spazio a possibili domande, quindi invitiamo il pubblico presente a questo incontro a, diciamo, esporre qualsiasi curiosità abbia sull'argomento trattato, perché appunto sempre in chat e quindi non in video ci sarà la possibilità di fare domande e l'ultimo quarto d'ora è dedicato appunto a questa interazione. Ulteriore aspetto è che questo incontro verrà registrato e la registrazione viene sottotitolata in portoghese, perché in questo momento naturalmente noi ci rivolgiamo sempre al pubblico brasiliano come Istituto di San Paolo normalmente, però questo ciclo di incontri abbiamo deciso di farlo in italiano anche perché per il tipo di collaborazione che abbiamo instaurato. Però vorremmo poi mettere a disposizione del pubblico brasiliano, quindi anche rilanciandone la comunicazione, in occasione proprio del bicentenario della nascita, quindi il 30 agosto, che è la data di nascita di Anita Garibaldi, che abbiamo un po' scelto quindi per poi mettere online questo materiale. Allora, Alessandro, a te la parola e grazie di partecipare a questa attività con noi. Grazie Michele e buongiorno a tutti quelli collegati dal Brasile e buon pomeriggio invece a tutti quelli collegati dall'Italia. Prima di cominciare mi sento di ringraziare il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di San Paolo, Michele Gialdroni, per l'invito personale, ma soprattutto per aver organizzato, pensato e reso possibile questo ciclo di eventi. Riflettevo proprio nel corso del primo incontro, quello con il professore Carmine Pinto. In realtà quello pensato da Michele non è un semplice ciclo di dialoghi transnazionali come se ne fanno spesso, perché quelle storie che abbiamo ascoltato e ascolteremo sono
sono tutt'altro che un riferimento del passato relegabile ai soli libri di storia, ma al contrario delineano un background comune che è parte tuttora presente e fondativa dell'identità culturale italiana e brasiliana. L'anniversario della nascita di Anita Garibaldi, un personaggio estremamente noto e ancor più in Brasile, ancor più presente nell'immaginario risorgimentale, quindi credo un'occasione opportuna e spero proficua da questo punto di vista, soprattutto con la speranza di poterci prima o poi, quanto più prima che poi, vederci dal vivo per tenere magari queste conferenze e continuare questo dibattito insieme, in presenza, come giusto che sia. Inizio il mio talk con una domanda che accompagnerà un po' la chiacchierata di questo pomeriggio. Quella garibaldina fu semplicemente l'avventura di un coraggioso e spregiudicato uomo di mare, o invece fu una più grande impresa portata avanti in nome della libertà umana e dei diritti dei popoli oppressi? Tenterò di rispondere a questa domanda, che costituisce il filo conduttore del mio talk, attraverso un triplice schema interpretativo che intendo condividere con voi. La formazione di un'internazionale atlantica, 1. La genesi del mito, la nascita dell'eroe, 2. Il risorgimento globale, una patria mondo, 3. Allora, l'epopea garibaldina nel Nuovo Mondo cominciò quasi per caso all'alba di un giorno come tanti, il 7 maggio 1837, a Rio de Janeiro. Al porto, alcuni marinai si stavano affrettando a sistemare le ultime casse a bordo dell'imbarcazione Mazzini, un'imbarcazione commerciale, prima di lasciare la baia di Guanabara. Ufficialmente, l'imbarcazione trasportava un carico di carne essiccata diretto al porto di Campos. A guidarla, un capitano con passaporto italiano, conosciuto secondo le cronache con il nome di Cipriano Alves, coadiuvato da un anonimo passeggero di origini liguri. Quello che sembrava in apparenza un viaggio commerciale, in realtà era una spedizione clandestina. Contrariamente all'atto di navigazione, infatti, l'equipaggio nascondeva nella stiva armi e munizioni da consegnare all'esercito insurrezionale del Rio Grande do Sul. La missione era stata pianificata 3 mesi prima. In una cella della fortezza del carcere di Santa Cruz, l'influente carbonaro Tito Livio Zambeccari aveva segretamente incontrato i due uomini e si era adoperato per fornire loro le patenti per effettuare l'impresa. Sotto le mentite spoglie di Cipriano Alves e del suo aiutante si celavano i cospiratori Luigi Rossetti e Giuseppe Garibaldi. L'avventura rivoluzionaria in Brasile, cominciata con questa impresa clandestina, sancì l'inizio del sodalizio tra il repubblicanesimo risorgimentale e il repubblicanesimo latinoamericano. Il coinvolgimento dei patrioti italiani nella Revolução dos Farrapos determinò infatti l'affermazione di leadership dalla proiezione globale, Garibaldi e Anita Garibaldi su, favorì l'instaurazione di alleanze politiche, ma soprattutto agevolò per il repubblicanesimo italiano la familiarizzazione con i principi fondamentali dell'ideologia repubblicana latinoamericana, ovvero l'antischiavismo, l'uguaglianza razziale e l'universalismo nazionale. Inoltre, questa avventura fu all'origine di una tradizione combattentistica che si sarebbe cristallizzata nella espressione epico-eroica del garibaldinismo, fino a trasmettere un'eredità di memorie, ricordi, che si sarebbero sedimentate nell'immaginario liberale e repubblicano per quasi un secolo in tutto il mondo.
Il primo nucleo, l'origine del nucleo mazziniano in America era composto da patrioti che vantavano grandi capacità di direzione politica e contatti che andavano dal Mediterraneo al Rio della Plata. Come per i volontari che pochi anni prima nel Portogallo pedrista o nella Spagna isabellina avevano combattuto a fianco degli eserciti liberali, anche i patrioti che si unirono alla Revolução Farroupilha considerarono l'esperienza dell'esilio come preparatoria per una prossima e vicina rivoluzione italiana. Per questo motivo le autorità diplomatiche dei regni prionitari che erano di stanza in Brasile sorvegliarono con attenzione le attività della giovine Italia. Ad esempio, il 19 settembre 1833 il console Gennaro Merolla, che faceva funzioni per il Regno delle Due Sicilie, scriveva: mi viene assicurato che è stata inviata dall'Italia una circolare da parte della società Giovine Italia. È diretta agli italiani che si trovano in Brasile ed in tutta l'America del Sud. Li esorta a tenersi pronti a muovere a difesa dell'indipendenza in caso di bisogno. Questa missiva tradiva in realtà i timori e le paure delle autorità consolari italiane, che proprio dagli uffici in Brasile avevano sott'occhio e tenevano sotto mano l'attività costante di propaganda e semi-cospirazione politica dei patrioti della giovine Italia. Questi stamparono giornali, diffusero opuscoli clandestini contro l'impero austriaco e contro l'imperatore brasiliano, circolarono litografie dei martiri dei moti liberali e si legarono politicamente alle associazioni radicali che avevano base soprattutto a Rio de Janeiro. Il timore di una possibile strategia rivoluzionaria globale che tenesse dentro, che coinvolgesse i patrioti italiani, i radicali brasiliani e altri affiliati sudamericani era tale che uno dei diplomatici più potenti nelle Americhe, il barone de Deyser, rappresentante della monarchia asburgica, definì la Giovine Italia come l'associazione più dannosa per tutti i governi, come pure per l'ordine sociale nei due mondi. In effetti, l'insurrezione dei Farrapos offrì una occasione quasi unica per i patrioti italiani, per rilanciare l'iniziativa politica nell'Atlantico delle rivoluzioni. Le origini della rivolta affondavano le radici nella crisi di governance acuitasi in seguito alla guerra cisplatina combattuta nel Rio della Plata. Il centralismo della monarchia brasiliana, infatti, incontrava una certa resistenza, soprattutto da parte delle élite commerciali e politiche nel Rio Grande do Sul, in cui una regione, uno stato del sud, dove le oligarchie locali mantenevano da sempre rapporti e relazioni strette con le popolazioni della frontiera rioplatense. Nel 1831, nonostante l'approvazione del lato adicionale, le opposizioni infatti avevano continuato a protestare contro il carattere accentratore del modello brasiliano e si raccolsero, nonostante diversi orientamenti, sotto l'ala massimalista dei Farrapos, che quindi racchiudeva repubblicani veri e propri, così come liberal costituzionalisti e moderati. Di fronte ai tentennamenti della reggenza, che non era più disposta a cedere potere dalla capitale alle province, il 19 settembre 1835 il colonnello Bento Goncalves da Silva occupò
con un esercito formato soprattutto dalla Guardia Nazionale del Rio Grande do Sul, il municipio di Porto Alegre, e costrinse i realisti e l'apparato di governo della città alla fuga. Intrecciando aspirazioni universaliste a rivendicazioni di tipo corporativo e autonomista, la rivolta si sarebbe trasformata in una rivoluzione politica su larga scala che coniugò idee di rigenerazione repubblicana, progetti federativi abbozzati ed elaborati già in epoca coloniale, che sfociarono per oltre 10 anni in una lunga e sanguinosa guerra civile contro l'impero brasiliano. La visione del repubblicanesimo italiano nella forma dell'esilio della giovine Italia fu affiancata a quella degli esuli della Joven Argentina, un movimento di ispirazione democratica che lottava contro la tirannia de Rosas, di Juan Manuel de Rosas, e questa adesione al movimento delle due forze italiana e argentine, al movimento dei Farrapos, fu ideologicamente collegata alla solidarietà patriottica che si forgiò nel corso della lotta indipendentista delle colonie ispanoamericane agli inizi del XIX secolo. Repubblicani italiani, Farrapos e repubblicani argentini che collaborarono nel corso della rivoluzione intesero quella in corso, ovvero la guerra dei Farrapos, non come una contesa interna all'impero brasiliano, quanto invece come il risultato inevitabile di tutte le rivoluzioni che l'avevano preceduta a partire dalla fine del XVIII secolo, cominciando proprio dalla rivoluzione americana del 1776. Nella loro ottica, quindi, la guerra non era un semplice conflitto civile, bensì una lotta tra forze universali che avrebbe decretato il trionfo del principio repubblicano su quello monarchico e soprattutto avrebbe inferto il colpo definitivo a quella che era l'ultima monarchia nel Nuovo Mondo. In particolare, sia per ragioni storiche che per caratteristiche politiche e sociali, i repubblicani italiani e argentini, in collaborazione con i Farrapos, interpretarono la rivoluzione in corso come una sorta di emanazione del movimento De Maggio che aveva portato nel 1810 all'indipendenza dell'Argentina. Questo discorso fu ben riassunto da uno dei padri fondatori dell'Argentina moderna, nonché amico personale di Garibaldi, Giovanni Battista Cuneo e dell'elite dei Farrapos, Bartolomé Mitre. Secondo Bartolomé Mitre, infatti, i fondamenti ideologici della rivoluzione dei Farrapos erano da rintracciare nella iniziativa, nell'opera politica iniziata da Moreno e soprattutto da Bolivar. Per questo motivo, in un articolo che pubblicò prima in spagnolo e poi tradusse in portoghese, facendolo circolare tra Argentina, Uruguay e sud del Brasile, Mitre equiparò il sole nascente della bandiera argentina issata in segno di indipendenza dalla monarchia spagnola nel maggio 1810 a quella che i rivoltosi riograndensi nel 1835 avrebbero issato a Piratini, nella capitale secessionista. Questa piattaforma ideologica tuttavia non si basava soltanto sulla ricostruzione della continuità di nessi storici e culturali tra il Rio della Plata, il Brasile e l'Italia, quindi nel mondo atlantico, ma fu fortemente
stimolata e sostenuta dal lavoro delle logge massoniche. Tra tutte le logge massoniche, una in particolare giocò un ruolo fondamentale. Fu la Società di Continentino, il cui leader era un influente carbonaro, Tito Livio Zambeccari, che aveva partecipato ai moti liberali in Europa nel 1820, si era trasferito in Argentina nel 1826 per poi raggiungere il Rio Grande do Sul e stabilirsi a Porto Alegre. A Porto Alegre, all'interno di questa loggia, invitò e raccolse fondamentalmente tutta l'elite riograndense, condividendo con loro il progetto di una rivoluzione al contempo separatista dalla monarchia, dall'impero brasiliano, e confederativa, come vedremo tra poco, con le repubbliche dell'America del Sud. Lo stesso Zambeccari ebbe nella prima fase un ruolo fondamentale, tanto da essere nominato dallo stesso Bento Goncalves da Silva segretario personale e il protettore della stessa loggia. Nel 1836-37, con la rivoluzione che si estendeva nella provincia del Rio Grande do Sul fino alla proclamazione dell'indipendenza, i patrioti italiani, capeggiati da Luigi Rossetti, come abbiamo visto, e Giuseppe Garibaldi, cominciarono a collaborare con i capi riograndensi per consolidare le istituzioni della nuova Repubblica. Il 1 ottobre 1838 Rossetti fu incaricato del settore della propaganda e venne nominato direttore del bisettimanale Opovo. Il giornale divenne l'organo ufficiale del movimento riograndense e fu stampato presso la tipografia di un ricco fazendeiro, Domingo José de Almeida, e sulle pagine di questo giornale Rossetti pubblicò non solo gli atti ufficiali della nuova amministrazione rivoluzionaria, ma anche articoli di opinione, cronache politiche e resoconti della guerra in corso. Il giornale non ebbe una circolazione limitata al solo sud del Brasile. Al contrario, le reti dell'esilio italiano, che da Rio de Janeiro nel frattempo si erano radicate nel Rio Grande do Sul, utilizzarono alcuni fiancheggiatori, come ad esempio Francesco Zignago, una figura particolarmente ambigua che sotto le mentite spoglie di console onorario riuscì a spedire copie di Opovo a Buenos Aires e a Montevideo. Opovo ebbe un ruolo alquanto interessante nella definizione ideologica del movimento dei Farrapos. Infatti, in linea con la stampa radicale e repubblicana dell'epoca, non solo di matrice brasiliana, contribuì alla costruzione intellettuale di una controvisione repubblicana, la quale si fondava sull'assunto di un'America liberale, democratica ed egualitaria, incarnata appunto dalle repubbliche liberate da Simón Bolívar e José de San Martín, a cui contrappose un'immagine di un'Europa aristocratica, feudale e legittimista. Nella logica del giornale, quindi, e nella logica del patriottismo italiano, il repubblicanesimo del Nuovo Mondo era il coronamento del processo indipendentista e liberale, contrariamente al vecchio continente, dove il ritorno della monarchia, sancito con il 1815, il Congresso di Vienna, aveva vanificato tutte le conquiste apportate dalla Rivoluzione francese.
Paradossalmente, proprio l'esperienza nel Rio Grande do Sul sbiadì, se non addirittura demonizzò, la figura di Pedro I, il sovrano che invece pochi anni prima, per la sua scelta costituzionale, era stato salutato positivamente nel Portogallo della guerra civile. A sintetizzare questa costruzione ideologica fu un interessante intervento di Luigi Rossetti, che definì così le posizioni del repubblicanesimo italiano. Scriveva: siamo americani, la nostra causa è americana, il Dio dell'America benedirà il nostro coraggio e coronerà la nostra vittoria. Giammai è accaduto che un popolo che pretendesse di essere libero prima o poi non raggiungesse la libertà. La prospettiva dell'esilio della giovine Italia nel Rio Grande do Sul non si limitò tuttavia alla costruzione della Repubblica e quindi al raggiungimento dell'indipendenza dall'impero. Al contrario, proprio su stimolo di figure come quella di Bartolomé Mitre, la rivoluzione farroupilha avrebbe dovuto innescare un processo di riorganizzazione territoriale destinato a riunire Rio Grande do Sul, Santa Catarina in Brasile, Uruguay e le province argentine opposte alla dominazione, al governo di Rosas, ovvero Entre Rios e Corrientes, in una grande confederazione di repubbliche sorelle. La formula federativa, nella logica di questi patrioti, era giustificata dall'esistenza di legami linguistici, sociali e storici tra le aree di frontiera del Cono Sud, piuttosto invece che sui classici requisiti tipicamente etnici del nazionalismo. Per certi versi, questa proposta riecheggiava anche il progetto di governo che nel 1813, nella forma di Liga Federal, fu ideato dal libertador José Artigas. Quindi la logica dei repubblicani italiani, riograndensi e argentini, puntava a comporre un'alleanza di forze repubblicane unite nella lotta prima all'imperatore brasiliano, quindi a Pedro II, e poi al caudillo uruguaiano Manuel Oribe e al suo alleato Juan Manuel de Rosas. A questo punto vorrei condividere alcune immagini abbastanza interessanti relative alla rivoluzione. In questa c'è una mappa di fine anni 30 che è estremamente interessante perché mostra con estrema chiarezza come in realtà il Rio Grande do Sul fosse naturalmente, in assenza di barriere geografiche significative come montagne, mari, collegato sia alla provincia di Entre Rios, quindi al confine argentino, ma soprattutto al territorio uruguaiano. La frontiera, quindi, nel sud del Brasile costituiva un continuum tra il territorio di matrice portoghese lusitana e quello invece di matrice spagnola. In questa slide invece si vede come l'organizzazione delle stesse forze insurrezionali brasiliane provasse a rispondere ai criteri di organizzazione della fanteria europea e soprattutto si nota il tricolore dei rivoluzionari. Interessante per comprendere il meccanismo di entanglement, di intreccio ideologico tra il repubblicanesimo italiano e quello brasiliano, è questo drappo, un drappo del movimento dei Farrapos, che al centro, oltre alla bandiera e alla dicitura Repubblica do Rio Grande do Sul, riporta il trittico mazziniano libertà, tradotto in portoghese libertà, uguaglianza e umanità.
Questi esempi, questa trasposizione in particolar modo del drappo è eloquente dell'obiettivo postosi da i patrioti italiani nella rivoluzione dei Farrapos, da Rossetti e Garibaldi, ma non solo. Fare della giovine Italia un perno della coalizione atlantica che avrebbe riunito il repubblicanesimo riograndense, quello uruguaiano e quello dell'opposizione argentina. L'organizzatore politico di questo tentativo di network atlantico fu una figura che sarebbe destinata a diventare un astro nascente del repubblicanesimo globale e uno probabilmente dei leader principali del repubblicanesimo italiano nel nuovo mondo. Il Ligure, nonché amico personale di Giuseppe Garibaldi, Giovanni Battista Cuneo, con un notevole tasso di intuizione, cominciò sin dalla proclamazione della Repubblica ad affratellare o a tentare di affratellare nella giovine Italia i principali leader del movimento dei Farrapos. Uno dei primi ad essere cooptato fu Antonio de Sousa Neto, una figura emblematica del movimento, ex colonnello della Guardia Nazionale, ma soprattutto convinto abolizionista e repubblicano di ferro. Era in sostanza il capo della corrente più radicale che si opponeva a qualsiasi tentativo di dialogo o mediazione con la corona. Successivamente lo stesso José de Almeida, il fazendero che sponsorizzava e finanziava il giornale della Repubblica, fu proposto come ordinatore e responsabile di una congrega della giovine Italia che sotto forma di nome brasiliano a Jovem Rio Grandense si radicasse a Porto Alegre. Infine, lo stesso Cuneo, comprendendo la necessità politica, ma soprattutto economica e militare, di portare avanti un'alleanza con il repubblicanesimo uruguaiano nella figura del generale colorado Fructuoso Rivera, tentò di fondare una Joven Italia anche a Montevideo. Inoltre, questa avanguardia della giovine Italia riuscì a portare avanti queste iniziative politiche, potendo contare sull'appoggio di una rete informale interna al mondo dell'emigrazione, fatta soprattutto da commercianti come Napoleone Castellini, che dalla frontiera uruguaiana inviava denaro, materiale a stampe, armamenti, o soprattutto allevatori come Luigi Nascimbene e Natalio Rusca, che mediavano con i proprietari terrieri della frontiera, favorendo le comunicazioni di piccoli eserciti, piccole armate guerrigliere, nonché cavalli e armamenti tra Montevideo e Rio Grande do Sul. Addirittura, utilizzando i canali diplomatici delle ambasciate che si trovavano nel Rio della Plata, si tentò di coinvolgere anche gli Stati Uniti. Un ruolo importante degli Stati Uniti, o meglio di un ambasciatore statunitense, si sarebbe avuto quasi contestualmente durante la Sabinada, e questo lasciava immaginare la possibilità che lo stesso apparato di Washington potesse avere un qualche interesse nel vedere il Brasile non più sotto forma di impero, ma di repubblica. Progressivamente la congiuntura politico-militare della fine degli anni 30 facilitò la costruzione di queste alleanze. In Uruguay, il rovesciamento del governo di Uribe per mano di Fructuoso Rivera e il blocco
francese del porto di Buenos Aires contro Rosa ribaltò l'equilibrio precedente, gettando quindi le basi per la formazione di una coalizione repubblicana atlantica. Dopo che nel settembre del 1836 Uribe aveva piegato l'esercito colorato, Rivera infatti cercò protezione sotto consiglio e aiuto del generale unitario Lavaglie proprio nel Rio Grande do Sul. Nel Rio Grande do Sul Rivera incontrò gli agenti della rivoluzione farroupilha, tessé relazioni clandestine e soprattutto intavolò dialoghi dal punto di vista strategico-militare. Queste conversazioni lo convinsero a legare le sorti del governo colorado uruguaiano a quelle del movimento dei Farrapos. E in una lettera del marzo 1838 scrisse a Bendo Goncalves che entrambi, uno in Uruguay, l'altro nel Rio Grande do Sul, stavano combattendo per la stessa causa. Il primo per liberare il paese scrollandosi di dosso un governo monarchico, ovvero Goncalves, l'altro, il secondo, ovvero Rivera, per distruggere un tiranno che si è intronizzato nel mio paese, ovvero Oribe. Opovo, nella figura di Rossetti e Cuneo, avrebbero accettato ben volentieri questa alleanza e sullo stesso giornale presentarono Rivera descrivendolo come l'ultimo erede di una tradizione di libertadores che appunto originava dalle imprese eroiche di Simón Bolívar e José de San Martín. La ricerca di questo quadro di alleanze, tuttavia, non rispondeva soltanto a questioni ideologiche, ma aveva una profonda logica strategica e militare. Quello dei Farrapos contro l'impero del Brasile non fu infatti un conflitto convenzionale. Date le condizioni geografiche che abbiamo visto nella precedente slide, ma soprattutto la condizione di inferiorità delle armate riograndensi rispetto all'esercito imperiale, i Farrapos condussero una sorta di guerra alla gaucha, una forma ibrida di guerra di movimento e guerriglia di fuoco. La necessità, da un lato, di liberare le lagune costiere, questa area che si trovava a sud, sull'Atlantico, dal controllo, di liberare appunto quest'area dal controllo imperiale, e collegare i porti riograndensi a quelli soprattutto di Montevideo, ora alleato, necessitarono l'intrapresa di operazioni corsare, il cui obiettivo era intercettare i traffici imperiali e trasportare merci dal Rio della Plata al Rio Grande do Sul. Per questo motivo, nel giugno 1838, lo Stato Maggiore Riograndense decise di implementare il ruolo della flotta rivoluzionaria che venne affidata a Giuseppe Garibaldi, al cui fianco agì un'altra figura dai tratti estremamente avventurosi, John Griggs, un mercenario statunitense di origini irlandesi. In questa foto è emblematicamente ritratto il compito che avrebbe dovuto e che avrebbe impegnato e che avrebbe dovuto portare avanti Giuseppe Garibaldi: utilizzare dei lancioni particolarmente adatti soprattutto a risalire fiumi, ma in particolare a navigare nelle lagune e trasportare bestiame che serviva a rifornire le fattorie che finanziavano i Farrapos, oltre ovviamente a muovere gli uomini delle unità dell'esercito rivoluzionario. A partire dal giugno 1838 iniziò quindi l'impresa corsara di Giuseppe Garibaldi nelle
lagune e tra i mari del Rio Grande do Sul. La rilevanza di queste attività non si registrò soltanto sul piano militare, ma ebbe un forte impatto ideologico. Le imprese sui mari avrebbero infatti inaugurato l'epopea globale dell'eroe dei due mondi. Mito e contromito garibaldino cominciavano quindi a prendere forma sulla stampa brasiliana. Da un lato, la pubblicistica americana esaltò le imprese sui mari, delineando i tratti romantici del gaucho ribelle che lottava sulle pianure, ma si lanciava anche sulle acque contro l'oppressore, il sovrano brasiliano. Dall'altro, invece, la pubblicistica legittimista stigmatizzò come criminale la natura di queste azioni. Così, in una sessione dell'Assemblea legislativa, nel maggio del 1839, il ministro della guerra dichiarò pubblicamente di trarre grandi vantaggi dalla cattura dello straniero Garibaldi e sulle sue tracce lanciò un noto guerrigliero riograndense, El Moringhe, che innescò una vera e propria caccia all'uomo per bloccare Giuseppe Garibaldi. L'azione sui mari che inaugurò il suo culto in realtà fu accompagnata anche da un altro aspetto, probabilmente quello a livello valoriale più simbolico della carriera di Garibaldi sui mari dell'Atlantico: l'antischiavismo. Prima, durante una di queste azioni, recluso nella provincia argentina sotto il controllo di Rosas, Garibaldi era balzato alle cronache per la notizia della liberazione di 5 schiavi, notizia che però il governo uruguaiano riportò in maniera sbagliata, trascrivendo il numero 5 in 100. Il clamore fu tale e la questione dell'antischiavismo si cominciò quindi a legare alla avventura di Garibaldi nel Rio Grande do Sul. Non a caso nel 1848, quando Garibaldi, dopo l'esperienza in Uruguay, fece ritorno in Italia per prendere parte alla prima guerra d'indipendenza e poi alla difesa della Repubblica Romana, al suo fianco v'era Andrea Guaiar, un ex schiavo di colore liberato che aveva combattuto al suo fianco nella legione italiana in Uruguay. L'antischiavismo però non rimase legato alla sola figura di Garibaldi. Come problema ideologico e politico venne in realtà anche introiettato dal movimento riograndense. Ispirandosi a quanto fatto dall'Ejército Libertador di Bolívar 20-30 anni prima, si decise quindi che gli schiavi che fossero entrati nell'esercito rivoluzionario dei Farrapos avrebbero ottenuto la libertà. Questa proposta chiaramente riscontrò alcune opposizioni, soprattutto da parte dei ceti proprietari riograndensi, che appoggiavano la rivoluzione ma fondavano le proprie fortune sull'economia schiavista. Ciò nonostante, nel maggio del 39, del 1839, il governo riograndense pubblicò un provvedimento che garantiva la liberazione agli schiavi arruolatisi nell'esercito e sanzionava con la flagellazione quelli che erano trovati a tenere schiavi. Questo portò anche all'interessamento dei repubblicani italiani e riograndensi verso la Coeva Sabinada, la rivolta autonomista e antischiavista esplosa nel novembre 1837 a Bahia, e soprattutto alla costituzione e alla formazione di un corpo, Os Lancheiros Negros, guidato dal comandante João Manuel de Lima e Silva, formato da ex schiavi. In questa immagine si può vedere l'iconografia di uno dei combattenti dei lancieri neri, che era appunto
un ex schiavo di colore liberato da una delle fattorie del Rio Grande do Sul. L'epopea risorgimentale nel Brasile del Sud toccò il suo apogeo il 25 luglio del 1839, quando, dopo un lungo attacco combinato, fu liberata la città di Laguna, nella provincia di Santa Catarina. Luigi Rossetti assunse il governo, fu nominato segretario di Stato della nuova provincia di Santa Catarina e si cominciò a organizzare il consolidamento, la costruzione della Seconda Repubblica. L'indipendenza di Santa Catarina in effetti sembrava coronare le aspettative del progetto rivoluzionario. La convergenza prima tra movimenti repubblicani nel Rio della Plata e poi nel Brasile del Sud poneva le condizioni per la creazione di una confederazione transnazionale che riunisse appunto Rio Grande do Sul, Santa Catarina appena liberata, le province di Entre Rios e Corrientes e l'Uruguay. Tuttavia, questo evento, l'occupazione militare di Laguna, destò particolare scalpore soprattutto a corte. Era infatti il significato che la rivoluzione stava prendendo piede anche fuori dai confini riograndensi e che quella confederazione repubblicana si potesse prima o poi materializzare mettendo a serio rischio l'incolumità dello stesso istituto monarchico dell'impero. Per questo motivo fu accelerata la reazione militare e si implementò il contingente che doveva liberare la provincia di Santa Catarina e riportare sotto il controllo imperiale l'intero Rio Grande do Sul. La reazione fu enorme. Oltre 3.000 uomini organizzati e disciplinati in compagnie di artiglieria e fanteria furono inviati a Laguna, cominciando una lunga campagna controinsurrezionale. Al contempo si rafforzò anche la presenza di imbarcazioni imperiali al largo delle coste, in modo da chiudere il possibile passaggio delle navi repubblicane. La reazione della corona imperiale fu efficace e in pochi mesi portò alla liberazione di Laguna. Ciò, la caduta, la capitolazione della provincia di Santa Catarina, aprì un primo fronte di crisi all'interno del movimento repubblicano riograndense. Da un lato, infatti, una corrente capeggiata dallo stesso Garibaldi e soprattutto Rossetti puntava a raggiungere una tregua onorevole in modo da salvaguardare l'indipendenza almeno del Rio Grande do Sul e comunque avere la possibilità di negoziare con la corona, mentre un'altra, più radicale, puntava al proseguimento dei combattimenti. Tuttavia, l'opinione pubblica locale era poco incline a una decisione del genere. Il malcontento per i danni all'economia, i dissapori verso l'amministrazione e soprattutto la stanchezza di una guerra che si protraeva da oltre 6 anni aumentarono l'opposizione interna. La situazione volse quindi a un vero e proprio status quo fino al 1845, quando il marchese de Caxias, Luis Alves da Silva e Lima, obbligò i Farrapos alla resa, firmando il Trattato del Poncio Verde, che sanciva la fine del conflitto, pur offrendo buone condizioni ai ribelli, come l'amnistia, la liberazione degli schiavi che avevano militato nelle armate rivoluzionarie e la possibilità di nominare il futuro presidente della provincia riograndense. Con il trattato di Poncio Verde si chiudeva la rivoluzione farroupilha, mentre già da qualche anno si era chiusa l'esperienza della giovine Italia e del patriottismo italiano sui campi di battaglia del Brasile meridionale.
Ciò tuttavia non significò la rottura delle relazioni politiche che si erano instaurate sin dai primi anni della rivoluzione. Al contrario, il Rio Grande do Sul fu il laboratorio in cui Garibaldi e centinaia di combattenti italiani avrebbero appreso cosa significasse combattere in America Latina, trasportando quell'esperienza dal Brasile meridionale all'Uruguay, in particolare a Montevideo, dove nel 1843 fu creata la Legione Italiana. Al tempo queste esperienze ebbero un impatto forte, significativo sull'intero mondo dell'emigrazione italiana, suscitando ammirazione ed entusiasmo anche nei capi del patriottismo risorgimentale, su tutti Giuseppe Mazzini e i suoi collaboratori più stretti, i quali in una lettera dei primi anni 40, pensando alla possibilità di riprendere il moto rivoluzionario in Italia, scrivevano proprio a Giuseppe Mazzini: chiunque vorrà vedere l'Italia vada in America. Il riferimento era chiaramente a quei patrioti che avevano combattuto prima in Brasile e poi in Uruguay. Tutto ciò avrebbe però lasciato una traccia di lungo periodo nella cultura dell'America del Sud, delineando una memorialistica dalle tinte eroico ed epiche, destinata a sedimentarsi significativamente nel Brasile del Sud, nel Uruguay e in Argentina. Quando nel 1893, a oltre 50 anni dalla fine di queste rivoluzioni, con la maggior parte dei protagonisti dell'epoca che erano ormai deceduti o scomparsi, una nuova rivolta sarebbe scoppiata nel Brasile meridionale. Alla formazione delle truppe, quegli ufficiali non ebbero nessun dubbio nella scelta del nome. Nel 1893, dalle ceneri della rivoluzione dei Farrapos, sarebbe stata riesumata ancora una volta nel Brasile meridionale il nome della legione garibaldina. Grazie a tutti. Allora, benissimo, grazie Alessandro, molto interessante. Io penso che adesso, se ci saranno curiosità, possiamo aprire la chat. Da un pezzo, poi gentilezza, sì, os tecnicos. Giabiasci, se può possibile. Se ci sono domande in portoghese e dobbiamo dare una mano, lo faremo. Intanto è stato appunto interessante vedere come questa vicenda brasiliana è legata al appunto anche alle vicende italiane. Io ho trovato molto interessante anche questo. Questa ricostruzione delle contraddizioni in relazione alla condizione di schiavitù, diciamo, di alcuni volontari, di questo desiderio, di questa possibilità di emancipazione da una parte voluta, dall'altra parte osteggiata dai proprietari terrieri. È un aspetto molto particolare, molto anche interessante per il Brasile contemporaneo, che naturalmente si porta dietro questa storia sociale molto, molto dolorosa, no? È interessante ricostruire anche tutte queste fasi in cui veniva percepita, insomma, l'ingiustizia, in qualche modo si è cominciato a opporsi, diciamo, a queste condizioni così inumane. Volevo dire, in questo quadro della rivoluzione dei Farrapos, la figura di Anita ha un qualche profilo per la sua provenienza sociale, per il suo inquadramento. Dove si situa Anita un po' in questo contesto storico? Sì, allora Michele, grazie per la domanda. Anita si situa probabilmente nel momento clou della rivoluzione. L'incontro tra Giuseppe Garibaldi e Anita avviene a Laguna,
quando per i patrioti in lotta è quasi il segno che la rivoluzione abbia stravinto anche fuori dal Rio Grande do Sul e fosse pronta a farsi qualcosa di più di un conflitto provinciale. Inoltre, Anita non è espressione sociale dell'oligarchia del Rio Grande do Sul, che pure era in contatto ed in relazione con i garibaldini e con i mazziniani. Era invece espressione dei settori popolari, più popolari della società del Brasile meridionale. E questo ebbe un significato importante perché in un certo qual modo mise in evidenza come gli intrecci che questi avventurieri e questi rivoluzionari, di cui questi avventurieri e questi rivoluzionari erano portatori, in realtà travalicavano qualsiasi idea di classe e addirittura, come abbiamo visto, di razza e di etnia, ponendo al centro un ideale universalista che sarebbe stato probabilmente il segno contraddistintivo del loro repubblicanismo. Anita da quel momento avrebbe seguito Garibaldi nelle sue imprese, sia nelle vittorie e soprattutto nelle sconfitte. L'addio militare di Garibaldi alla rivoluzione dei Farrapos coincide fondamentalmente a una fuga epica dai tratti leggendari con la stessa Anita. Ma Anita in quel momento, tra vittoria e sconfitta, diventa la figura più vicina all'eroe dei due mondi. Non sarà soltanto la madre dei figli che nasceranno in America del Sud, ma sarà soprattutto la figura che farà da tramite per Giuseppe Garibaldi, tra Giuseppe Garibaldi e la nuova avventura, in Uruguay. Sarà la persona a lui più vicina nel primo periodo di familiarizzazione con la città di Montevideo, assumendo a mano quindi tratti di quell'eroina che la storiografia e la memorialistica risorgimentale ci hanno tramandato tuttora. Allora, senti Alessandro, io leggo qui delle curiosità appunto del nostro pubblico. Maria Antonella vedo che chiede notizie sulle opere mostrate, quindi su questi Sì. quadri, quali siano biografie diffuse in America Latina. Comunque forse diciamo una domanda generale su biografie attuali di Garibaldi, che scrisse anche la sua autobiografia, quindi è possibile Certo. leggere anche quello che l'anziano Garibaldi, insomma, ricordava delle sue vicende. E dopo abbiamo sempre da Maria Antonella un'osservazione: Pedro II sposò Teresa Cristina di Borbone, arrivò una massiccia colonia napoletani. Si sa se tra essi c'erano anche mazziniani, perché questa è un'altra fase storica, naturalmente delle più intense per le relazioni tra l'Italia e il Brasile, ed è interessante anche questa domanda sul perdurare, diciamo, di sentimenti rivoluzionari anche in questa. Sì, allora grazie a tutti per le domande. Comincio subito con i riferimenti. Allora, le immagini che ho mostrato sono tutte in open access e sono immagini di foto, quadri o opere conservate al Museo Julio de Castillos e in particolare all'Istituto di Educação General Flores da Cunha. La maggior parte di queste sono quindi nel Rio Grande do Sul. Per quanto riguarda le biografie, quella diciamo della memorialistica narrativa è un aspetto fondamentale che servì non soltanto alla diffusione
delle notizie, delle cronache alla ricostruzione delle vicende militari, di quanto accadde sui campi di battaglia dell'America del Sud, ma soprattutto per la costruzione e la genesi dello stesso mito di Giuseppe Garibaldi. Quello che è interessante sottolineare, secondo me, è come in realtà gli autori di queste biografie non fossero soltanto italiani, quindi uomini vicini alla giovine Italia, ma in alcuni casi fossero grandi scrittori. Penso ad esempio all'opera Montevideo, La nuova Troia di Dumas, che fu un vero e proprio bestseller, o anche alla memoria della Guerra Grande combattuta in Uruguay, scritta da Bartolomé Mitre e pubblicata in Italia nel corso degli anni, negli anni 70. Per quanto riguarda il problema delle colonie, ecco, quello delle colonie è un aspetto molto affascinante della società sudamericana, soprattutto nel Brasile meridionale. Comunità di stranieri, soprattutto dalla Germania, dagli allora stati germanici, furono installate già negli anni 10, alla fine degli anni 10. E alcuni di questi, come quelli della colonia San Leopoldo, di questi tedeschi, si unirono parteciparono al movimento dei Farrapos, offrendo armi, uomini e mettendo a disposizione le proprie fattorie. Tuttavia, il fenomeno del coloniale, che assunse poi dei tratti di veri e propri accordi tra le autorità americane e quelle europee, in alcuni casi anche italiane, si diffuse soprattutto tra gli anni 40 e 50 e rispondeva fondamentalmente a tre criteri. Popolare il territorio di persone bianche adatte a coltivare il terreno e portatrici di innovazioni tecnologiche. Due, dare alle autorità italiane una sorta di valvola di sfogo per possibili cospiratori o reclusi. Tre, popolare il deserto o le pianure, ovvero territori che non erano abitati e che necessitavano di popolazione. La spinta malthusiana europea allora era tale da offrire braccia e manodopera per occupare quei territori. Alessandro, leggo un pochino ancora qualcosa Sì, certo. in portoghese. Una domanda sul ruolo di Garibaldi, se è stato più, diciamo, strategico o proprio di battaglia, insomma. Mi sembra di aver capito a Solange che il suo ruolo fosse quello principalmente di aiutare ai trasporti di bestiame per l'approvvigionamento delle truppe, però si chiedeva se il suo ruolo fosse, diciamo, più logistico o appunto anche di combattente proprio. E poi c'è Sì. invece Lara che chiede perché proprio Rio Grande do Sul, se c'è una somiglianza con l'Italia o sono proprio gli ideali repubblicani che hanno portato a questa scelta regionale. Sì, allora il ruolo di Garibaldi fu sicuramente strategico, ma anche e soprattutto militare. Garibaldi arriva in Brasile come uomo di mare e sarà soprattutto come uomo di mare, capace di navigare in situazioni complesse e in cui era richiesta una certa dose di coraggio a sperimentare le sue qualità migliori. È probabilmente in Brasile dove per la prima volta sfugge casualmente alla morte. Questo perché era una delle punte avanzate della flotta rivoluzionaria che conduceva assieme all'irlandese John Griggs incursioni corsare, attacchi notturni contro le navi imperiali, ordinava ritirate, effettuava raid e scorribande tra le lagune. È però interessante sottolineare come in realtà fu
nella lunga, lunghissima carriera militare di Garibaldi, il Rio Grande do Sul, l'unico vero posto in cui mise in pratica queste abilità, perché poi, a partire dalla Guerra Grande in Uruguay fino alla seconda e alla terza guerra d'indipendenza, fino alla prima e alla seconda guerra d'indipendenza italiana, Garibaldi combatterà sostanzialmente in reparti di cavalleria e fanteria. Rispetto alla domanda sul repubblicanesimo, io credo che l'esperienza di Farrapos, a lungo letta dalla storiografia come un evento regionale, in realtà mostri proprio tramite l'esperienza in carne ed ossa di questi uomini e la circolazione di idee che si muovevano tra il Mediterraneo e l'Atlantico, non solo il livello di elaborazione del repubblicanesimo riograndense, che era qualcosa di più della semplice pretesa di autonomia e indipendenza dalla corona, e inoltre ci dimostra come il repubblicanesimo degli anni 30 e 40 fosse a tutti gli effetti una costruzione ideologica globale, i cui elementi autonomia nazionale, indipendenza, uguaglianza giuridica, sovranità popolare o uguaglianza razziale dialogavano tra loro proprio grazie all'esperienza di uomini che si muovevano tra le due sponde dell'Atlantico e che negli intrecci, come le rivoluzioni di cui abbiamo visto oggi il caso, maturarono e affinarono concezioni che progressivamente arricchirono l'intero bagaglio repubblicano, sia in Brasile che soprattutto in Italia. Alessandro, io ho un'ultima curiosità mia. Come vedi tu questo rapporto tra, con questo penso che andiamo a finire, tra il, come dire, il sorgere anche delle nazioni moderne, quindi anche l'esaltazione romantica dello spirito nazionale e la motivazione della lotta per la Repubblica come ideale di formazione dello Stato, di governo di un paese, perché io lo percepisco come appunto come due forze non sempre in sintonia, no? Perché per esempio la definizione geografica di una repubblica può non coincidere, diciamo, con la rivendicazione etnico-culturale di una nazione e viceversa, no? Come si muovevano le persone in quell'epoca tra queste due grandi spinte, diciamo, questa della nazione, del popolo che si deve emancipare e quello poi invece di un ideale di governo che poi anche indipendente, insomma, dalla costituzione etnico-culturale, può essere anche più mista e differenziata, non so. Sì, grazie della domanda, Michele. Allora, il caso americano è interessante da questo punto di vista perché rompe con una certa tradizione propria dell'Europa. Il garibaldinismo e il repubblicanesimo in America del Sud, in realtà almeno fino agli anni 60 e 70, furono una costruzione ideologica assolutamente avanzata, dai tratti quasi pionieristici, a cui molti repubblicani europei guardarono, soprattutto per due motivi. In primo luogo, l'universalismo della nazione. Erano, cioè, gli ideali del repubblicanesimo americano, ideali molto più aperti, non fondati etnicamente, e soprattutto, arrivo al secondo aspetto, la presenza della multirazzialità. Indios, bianchi, coloni, avventurieri europei, ma soprattutto ex, come nel caso del Rio Grande do Sul, ex schiavi di colore e uomini di colore in generale, potevano appartenere alla stessa nazione, rientravano nella comunità nazionale proprio perché
rinviavano all'adesione repubblicana quel sentimento di appartenenza. Il repubblicanesimo era quindi la costruzione che avrebbe definito la nazione. Ed è questo un processo che nasce fondamentalmente con Simón Bolívar, risente degli echi ideologici e culturali della rivoluzione haitiana e soprattutto diventerà una sorta di punto di riferimento per i grandi capi repubblicani americani, penso a Benito Juárez in Messico o allo stesso Fruttuoso Rivera in Uruguay, che fonderanno la propria originalità repubblicana rispetto all'Europa proprio a partire dalla commissione di questi aspetti ideologici, nazionali e razziali, e arriverà fondamentalmente fino a José Martí con l'indipendenza di Cuba, quando l'intera internazionale repubblicana che appoggiò l'indipendenza di Cuba guardò a quel modello, perché quel modello non era imperialista come le nazioni europee, ma soprattutto faceva convivere bianchi, neri e indios all'interno di una stessa comunità nazionale fondata appunto sul principio repubblicano. D'accordo Alessandro, insomma penso che siano anche delle belle parole per finire, perché diciamo percepiamo tutti qual è anche la modernità, insomma l'attualità, malgrado tutto, delle ambizioni per una società più giusta che muovevano tante persone in quell'epoca. E con questo vado a concludere, ringrazio chi ci ha seguiti finora e spero appunto anche che in futuro riusciremo a svolgere questo tipo di attività oltre alla versione online anche in presenza, che magari può essere anche un qualcosa in più, no? Che può anche restare come proiezione, come comunicazione, ma naturalmente sarebbe bellissimo anche potersi confrontare di persona su questi argomenti per una matrice, diciamo, di comunicazione interpersonale più affettuosa, chiamiamola così. D'accordo. Con molto piacere. D'accordo, allora, ciao Alessandro, do appuntamento la settimana prossima al nostro pubblico.